Vi siete mai posti la domanda del quanto Kirby con i piedi è troppo Kirby con i piedi? Neanche io. Però almeno una risposta l'ho ricevuta. Farsi stampare un Kirby con i piedi da 30 cm costa decisamente troppo. Oi Ricca, senti, avrei un piccolissimo piano in mente, non è che saresti interessato ad aiutarmi? In poche parole, dato che non possiamo fare un Kirby enorme, abbiamo deciso di farlo il massimo di quanto ce lo permette la nostra stampante 3D. E nel frattempo abbiamo chiesto a Richard HTT, che fa... arte, di aiutarci con un piccolo progetto che volevo fare da un po' di tempo... ma non ho mai avuto una buona scusa per farlo. Quella lì è la stanza sembra dei segreti. Sembra un operaio, no? Oh, ok, dove dobbiamo... No! Si è trasformato in Kirby. Aspetta. Opinione sul Simone con i piedi, vai. Bellissimi i piedi. Vai, aspetta. Aspetta, devi vederlo. Devi vederlo, infatti. Bellissimo, anche se non l'ho ancora visto. Oh no. Oh mio Dio. Ma è così grande. Bene, ora riposino. Ci vediamo tra 3 ore. No, iniziamo che altrimenti non so quanto ci si mette. Ora all'ultimo, tipo cambio qualcosa senza dirvi niente, diventa la tua faccia. Grazie. Finalmente. Da 1 a 10, Giuseppe? 10. No, è bellissimo comunque. Si magna? Si magna e come, mamma mia. Io ti giuro, non vedo l'ora di vedere la reazione di Simone. Sì, ma anch'io. Non lo conosco, ma... scusa, in anticipo. Anzi, posso scrivere o scusa da qualche parte? Vai. Non lo... Dove lo scrivo? Qua. Sotto al piede. Fa così? Esatto. Praticamente. Ecco qua. Un cuoricino. Ma poi questo video chi lo editerà? Simone! Dai, Simone! Però ovviamente, come ogni grande storia, non potevano mancare gli imprevisti anche qui. Non appena abbiamo finito di dipingere, la nostra stampante ha deciso di farci una piccola sorpresa. Cos'è successo? Registro. Davvero? La faccia... Sembra un paziente deceduto, che è successo? È morto l'UPS? È partita la luce, sì. Ma per un millisecondo? Sì. Ma non ha retto neanche il l'UPS. Forse è l'UPS che se n'è andato. Credo che sia proprio partito l'UPS, sai. Ma se tu parti con lo stampa... continuare a stampare da qui... E non c'è un resume. Resume printo. Vediamo un po' che succede. Se ora non resume, non lo resumita. Se non lo resumita, chiamiamo la ditta e gli facciamo pagare. Quanto costa questo? Abbiamo detto 400 euro. Via, paga. Sto sentendo male. Dai, su, si resumita. Ora si scalda e rinizia. Guarda, ti meraviglierà. Sto per partire. Ok. Ok. Lo sta facendo? Lo sta facendo, mi sa. Boh, dai, che lo... dai, su. Lo sta facendo. Mi sa di sì, Te l'ha detto che c'era il resume. Dovevo venire io qui a resumartelo. Tu pensa tutte le volte che hai cancellato la stampa, Giuseppe, e l'hai fatta ripartire da capo. L'ha detto che c'era il resume. No, ma a me non mi è mai uscito il resume. Per questo. E sono arrivato io a portartelo. Dove l'avevi messo tutto questo tempo? Registro la catastrofe. Porco. Così abbiamo sia quando si è staccata la cosa, la corrente, che questo, no? È troppo potente. Ha un'aura potentissima, Dio mio. Si vede che ci circoncidi Kirby da anni. Ma cosa? Uno. Eratorix HTT. Oh, mamma mia, un anno. Finito! Finalmente! Eccolo qua. L'abominio. Sono gasato. Salve signor. No, raga, no, raga. Ecco. No, raga. No, nulla de che. Aspetta, ecco.
È uscito enorme. Cioè, che cazzo? È uscito enorme. Porco due. Quanto è grosso sto Kirby? Di qua. Raga, non ci vedo una cerpa, eh. Lo so, lo so. Vieni qua, aspetta. Ok. Simona. Posso? Vai. Porca put... Ti giuro, è gigantino, eh. È gigantino, è enorme. È bellissimo. È proprio meraviglioso. È enorme. Dove lo metti? Dove lo metti? Non lo so, sulla scrivania, che ne so. Se sto coso cade. Guarda che là ci sta benissimo, eh. Vedi, guarda. Là ci sta veramente. Guarda, io qui. Uno che si abbassa per prendere qualcosa, messo che cade, è proprio morto. Non si crede, non ci credo. Non la distrarre, no? Oh. Non la distrarre nella stanza. Addio. No. Raga, ma perché? L'hai letteralmente guardato, io ti giuro non ci stavo credendo. Ma io stavo a vedere il computer. Comunque, dato che Riccardo non poteva esserci, abbiamo deciso di chiamarti per chiederti scusa, suppongo, più che altro, perché è stato un casino. Ho anche scritto sul, sotto al disegno scusa. Esatto. Sì, ho visto, lo sto a vedere adesso. Non la faccio a vedere. Casimo, mm-hmm. Tipo già ti vedo, già mi immagino tu ogni volta che entri, tipo fai, entri nella stanza, arrivi. No, no, non c'è. Adesso possiamo iniziare a montare. Oh, guarda che casca in testa qualcuno! Oh, guarda che casca in testa qualcuno! Adesso io ero qui e stavo guardando così, quindi praticamente non lo vedevo. Oh, ma si casca in testa qualcuno! Ripeto, poteva essere un Simone con i piedi in 3D e un Simone con i piedi sul muro. Ma perché non direttamente un Kirby con i piedi in 3D e un Kirby con i piedi sul muro? No, ma quella è la tua stanza, deve esserci per forza un Simone con i piedi, no? Regà, io odio. E dai.